Signori miei, buonasera, ben ritrovati in questo nuovissimo video sneak peek. Quest'oggi è il numero 2. Qualora non l'abbiate visto, ieri ho pubblicato il video su quella robetta lì in basso a destra, sulle nuove box. Ne ho aperte più di 100, quindi mi raccomando, andate a recuperarvi quel video. Per il resto, un bel like, iscrizione, campanellina come sempre e codice Raxxon in fondo allo shop. Nel video di oggi andremo a vedere tutto quello che riguarda il nuovissimo Brawl Pass, tra cui anche il Brawler. Infatti ci troviamo nella stagione 19, il Bosco Incantato. Ve l'ho detto anche nel video di ieri, però visto che siamo proprio qua nel pass, ve lo ribadisco, ovvero che hanno leggermente calato la quantità dei crediti nella parte gratuita del pass. L'hanno fatto per valorizzare un po' di più appunto queste nuove box, hanno messo più roba là e tolta un po' dal club, dal pass, dalla Lega delle Stelle. Comunque ho dato un'occhiata fino alla soglia 30 e l'unica cosa che cambia sono i crediti, che sono leggermente meno. Per quel che riguarda la parte a pagamento è tutto invariato, quindi almeno quello chi paga non avrà riduzioni in nulla. Comunque per quel che riguarda appunto il pass è più o meno sempre la solita roba. Abbiamo i bling alla primissima soglia a pagamento, alla soglia 10 altri bling, alla soglia 20 abbiamo questo graffito molto carino. Ricordiamoci che siamo nel Bosco Incantato appunto, per cui questa è una sorta di fungo tossico e mi piace. Andando poi alla soglia 30 abbiamo il nuovissimo brawler Cordelius, che andiamo a vedere tra poco. Poi chiaramente partono tutte le sue emote, da notare anche ad esempio questa della soglia 31, dove si vede anche il veleno che fuoriesce, molto carina. Ma io ragazzi voglio... Eccola la soglia 37, oddio l'emote iconica, è quella sempre un posticino nel mio cuore. Arriviamo poi alla soglia 43, dove abbiamo questa icona del giocatore, il logo di Brawl Stars a tema col Bosco Incantato, molto carina. Per il resto sempre reazioni, reazioni, reazioni. E arriviamo poi alla soglia 70, dove abbiamo la skin Cordelius fungo parassita. Ma anche questa skin l'andremo a vedere tra poco. Tra l'altro, ecco, come stavamo dicendo della riduzione dei premi del pass, anche nei premi bonus c'è stata una piccola riduzione. Vi lascio in sovraimpressione l'immagine del prima e dopo. Vi ricordo che apparentemente può sembrare scam, ma la Supercell ci ha detto che grazie alle nuove box abbiamo il 20% in più di ricompense rispetto a prima. Se ovviamente a lungo andare andiamo a prendere tutte e tre le stelle giornaliere, che vi ricordo la prima si ottiene alla prima vittoria, poi alla quarta e poi l'ottava vittoria, che possiamo fare su tutte le modalità. Ma ora eccoci qua nella schermata dei brawler. Questo è Cordelius, questa invece è l'animazione di sblocco. Eccolo qua che spruzza apparentemente qualcosa, spuntano funghi e se la ride, ci sta, mi piace. Lui è il giardiniere e custode della foresta incantata, va matto per i funghi e non ha molta confidenza con gli estranei, ed è un sicario, molto interessante. Io in questo momento ce l'ho maxato anche con gadget, star power e tutto. Andiamo anche a vedere la sua maestria, dove troviamo questa reazione oro 1, questa icona oro 2 e il suo titolo oro 3 è insidia velenosa. Io direi che possiamo andarlo a provare intanto nel campo di prova, poi dobbiamo anche farci una partita, perché con la super ricordiamoci che può prendere il controllo del brawler avversario e contro sti cosi non credo che funzioni. Piccolo predict contro la roba PvE: se usiamo la super farà dei danni, la butto lì, vediamo. Comunque il suo attacco è questo qua, ha un raggio d'azione molto piccolo. Intanto qua sto ricaricando la super, non so se è una star power o altro, ma dopo guardiamo più nel dettaglio. Andiamo ad attaccare. Allora, ho già intravisto che probabilmente una star power potrebbe essere che col secondo fungo andremo a fare più danni, dato che adesso stiamo vedendo 1090 1090, ma nel Brawl Talk il secondo fungo appunto faceva più di 1090. Ma andremo poi a vedere dopo nel dettaglio questa cosa. Con la super dovremmo portare in un'altra dimensione il brawler che colpiamo. Ma attenzione contro... Ah, lol, ma che sono poi sti funghi? Li prendo. Cos'è che fanno sti funghi? Sì. Ok, quindi anche contro il robottino lo possiamo... Ma non ha senso, raga. Vabbè, comunque questo è il brawler in sé per sé. Adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Più che altro nella super. Allora, Cordelius spara un fungo d'ombra che attraversa le pareti. Ah, tra l'altro attraversa pure le pareti. Se colpisce un brawler avversario, sia lui che il nemico vengono trasportati nel regno delle ombre per 8 secondi. Nel regno delle ombre la velocità e il movimento di Cordelius aumenta del 20%, mentre quella di ricarica dei colpi del 30%. Ok, non parla della questione funghi, potrebbe essere la star power che ho in questo momento, chi lo sa. Volevo giusto andarla a riprovare di nuovo, però andando stavolta a hittare attraverso la parete. Vediamo un po', posso fare quindi di questo. Wow, bello. Andrei anche a testare sta cosa sui muri, quelli indistruttibili lassù. Forse sapete cosa? Se questi funghi dovessero essere una star power, potrebbe essere che raccogliendoli ci dia una cura. È molto probabile, comunque dovrebbe funzionare lo stesso. E infatti. Ok, andiamo adesso a vedere star power e gadget. Primissimo gadget, intanto trampolino fungino. Cordelius cavalca rapidamente in salto una zona dell'arena. Abbastanza easy in teoria. Per quel che riguarda la star power abbiamo ciampi combo. Se entrambi i funghi sparati dall'attacco base colpiscono lo stesso bersaglio, il secondo fungo causerà il 30% di danni
danno in più. Ed ecco quindi risolto l'enigma sul fatto che il secondo attacco deve fare più danni, appunto, grazie a questa star power. Vediamo un po' la questione. Infatti 1090 e 1417. Però se non mi sbaglio, nel Brawl Talk andava a cambiare anche il danno in base a chi andava a colpire. Qua è sempre 1417, effettivamente è il 30% in più di 1090. Testiamo con la calcolatrice, fa proprio 1417, direi che torna. Va bene, per quel che riguarda il gadget invece, fa un saltellino proprio così. Ma posso anche attraversare la parete? Per assurdo direi di sì. Piccola curiosità, se uso adesso la super, vedi che adesso i funghi non ci sono più, quindi quei funghi si generavano con l'altra star power, che andiamo a vedere subito. Quindi seconda star power, regno dei funghi. Se si trova nel regno delle ombre, Cordelius può usare la super per far apparire tre funghi. Se un alleato raccoglierli, gli ripristeranno 1090 punti salute. Se un nemico a prenderli, invece di curarlo, gli causeranno gli stessi punti danno. Quindi appunto, se lo raccoglie un alleato, 1090 ripristinati. Se un nemico, 1090 di punti ferita. Mentre per il secondo gadget, kit di Amanite, l'attacco principale successivo all'attivazione del gadget spara un fungo velenoso che impedisce al nemico colpito di attaccare per 1.5 secondi. Ok, andiamo a testare questa cosa. Poi direi di fare una partita con me in un altro account per andare a testare nel dettaglio questa cosa. Più che altro lui è in grado di ricaricare la super senza fare nulla. Altro dettaglio molto interessante, in 20 secondi neanche abbiamo la super carica. Direi di andare dal bro qua sopra, che ok, mi sta colpendo. Io però uso il gadget, lo vado a colpire. Lui non mi colpisce più per un attimo. Beh, veramente poco, però potrebbe anche essere content in determinate situazioni, ci sta. 1.5 secondi è veramente tanto poco, eh. Non è che sia tutta sta grande roba, ma ok. Ok, sono in amichevole contro me stesso. Adesso in quanto avversario, dopo faremo in quanto compagno di squadra. Voglio capire sta star power. Pertanto, eccoci qua. Io sto prendendo la super con l'altro dispositivo, la vado a utilizzare. Ok, in realtà i funghi si vedono, però io non sto prendendo danni. Ah, 363, fanno danno nel corso del tempo, quindi. Ah, particolare. Ma scusa, se non mi sbaglio, però non parlava di corso del tempo sta star power. Infatti qua dice 1090. Comunque 363 per 3 fa 1089, quindi torna. Però appunto è nel corso del tempo e noi possiamo vederli sti funghi. Quindi se uno conosce questa abilità, vabbè, bisogna cercare di non raccoglierli. Eventualmente ti possono anche bloccare la strada in caso di un fight. Quindi vabbè, ci può stare che si vedano. Ora facciamo la prova invece con il compagno di squadra. Magari se mettessi le due non sarebbe male. Ah, comunque da notare che abbiamo annientamento, corsa dei carrelli e anche caccia al boss in amichevole. Quindi tutte e tre le nuove modalità potete giocarle anche qua. Per il resto andiamo a testare per l'appunto quest'altra cosa. Ok, io in tutto questo ho preso la super. Direi di aspettare che arrivino i bot avversari a pusharci. Ok, sta arrivando la mag. Faccio così, perfetto. Però vedi, funghi non si vedono. Cioè io dell'altro telefono, vabbè, non ve l'ho fatto vedere, ma si vedevano. Solo chi è nell'altra dimensione vedi funghi. E può avere senso come cosa. Sta star power funziona solo in questa dimensione. Sperando ovviamente di non avervi creato confusione, andiamo adesso a vedere le skin. Una è questa, Cordelius Fungo Parassita, che è la skin del Brawl Pass. E in realtà è molto bella, ci sta. Andiamo a provarla. Abbiamo anche in realtà la sua reazione, che si presenta in questo modo, molto bella. Ed eccoci qua. Allora, è più alieno il contesto, infatti l'attacco è palesemente alieno. Per quel che riguarda la super, la dimensione però è sempre a tema fungo, non cambia nulla. Anche quello che, insomma, nella star power sono sempre funghi. Ok, come detto la skin ci sta un botto, mi piace, ma ce n'è un'altra. E stiamo parlando di lui, Cordelius Verdognolo. Dovrebbe essere acquistabile fin da subito al costo di 1000 bling oppure 29 gemme. E in teoria dovremmo avere... No, non c'è nessuna reazione qua. Beh, considerando il prezzo direi che non dovrebbe cambiare nulla, ma intanto andiamo a vederlo. Cioè dico, il colpo, le animazioni sono sempre le stesse, cambia solo l'estetica. Vediamo un po' e direi proprio di sì. Lancia sempre i soliti funghi, che comunque beh ci sta, siamo sempre a tema. Ma fungo è solo tutto un po' verde, come dice il nome stesso della skin. Andiamo a usarla super, ma se non cambiava nulla prima è chiaro che non può cambiare nulla adesso, ok? Beh raga, che dire, brawler molto interessante. Già anche la versione base, questa qua, secondo me è quella, se posso dirvi la verità, che ci sta anche di più rispetto alle altre. Questa qua aliena è molto bella, però va un po' a perdere tutta la questione del veleno, del fungo, insomma. Quindi secondo me su di lui ci sta benissimo questa, oppure quella verde. Cioè alla fine è la stessa, cioè solo un recolor di qualche dettaglio. Poi si vede
vedono i teschi sul suo fungo, letteralmente, nella parte superiore, mentre qua ci sono dei cuori, sono? Tipo, sembrerebbero dei cuori o qualcosa del genere. Però, boh, secondo me lui è quello che funziona di più tra queste tre skin, è la base. Fatemi sapere la vostra nei commenti, fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate di questo brawler. Secondo me è molto interessante, mi piace molto la sua super e non vedo l'ora di provarlo. Per il resto, mi raccomando, un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissimo.